Buongiorno, veramente professore, dopo la sua esposizione sono emozionato, credo un po' tutti noi, perché come sindaco della nostra città, che è Monteporzio Catone, sapere che in questa sala è stato raggiunto un accordo con l'Università di Howard e l'Università di Tor Vergata, che tra l'altro, come si diceva poc'anzi, è proprietaria di questa stupenda villa, credo che come primo cittadino essere emozionati è poco. Colgo l'occasione per ringraziare lei, signor Rettore, che tra l'altro è anche un nostro concittadino, i nostri graditi ospiti dell'Arma dei Carabinieri e soprattutto tutti voi studiosi di questa purtroppo drammatica malattia che sta facendo grandi distruzioni tra di noi. Quindi come non dire qualcosa di positivo di questa importantissima giornata e dare soprattutto un benvenuto in modo particolare alle donne con l'occasione dell'8 marzo. Ringrazio la presidentessa dell'associazione, della ONLUS, la dottoressa Bernardini, che nel momento in cui ha contattato il nostro comune con la richiesta del patrocinio, credo che abbiamo dato immediatamente disponibilità e ci siamo messi a disposizione per tutta l'organizzazione. Credo che sia una giornata importante, fondamentale per lo studio della medicina, ma anche, consentitemi, come cittadino, per la promozione del nostro territorio.